Italia 2014, ancora altre novità in un nuovo stand, quello di Comestero Group. E qui incontriamo una vecchia conoscenza che abbiamo conosciuto in forma ufficiale nel Vending to Go di Firenze nel settembre del 2013, Marco Ditrani. Marco, bentornato sugli schermi di Vending TV. Grazie a voi, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Noi ci siamo fermati nella postazione RR6 HD Pro perché tu hai la necessità di presentarci quella che è una delle grandi novità per quanto vi riguarda per questa 4 giorni milanese. Che cosa presentate nello specifico in relazione alla nuova RR6 HD Pro? Quali le skills, quali le caratteristiche che ne fanno una delle più importanti e utilizzabili rendiresto sul mercato? Ma allora, noi in questa fiera vogliamo presentare la possibilità di andare a interrogare i nostri dispositivi, quali Work Here rendiresto, per i dati di audit e per la programmazione tramite una nuova interfaccia che è il Wi-Fi. Finora si è sempre usato l'IRDA, SD card, chiavi USB, comunque collegamenti diretti o in prossimità dei dispositivi. A questo punto c'è la possibilità invece con una rete interna collegata tra i vari dispositivi di poter prelevare tutti i dati che vogliamo e programmare i dispositivi senza molte difficoltà e utilizzando dei sistemi che tutti abbiamo in mano, quali smartphone, tablet e PC portatili anche di piccole dimensioni. Quindi l'operatore addetto al rifornimento non deve più necessariamente girare con i pesantissimi Psion che, voglio dire, per quanto elaborati, ricchi di funzioni, sono anche piuttosto costosi e molto molto pesanti. Sì, esatto, userà il suo iPhone, il suo smartphone, il suo telefonino per poter scaricare i dati di audit, quindi al cliente magari di gestione medio-piccola può essere veramente una qualcosa in più. Scaricarli e mandarli, trasferirli immediatamente alla sede centrale? Beh, quello in base alle impostazioni che ci potranno essere sui vari telefoni. Ormai i telefoni di nuova generazione permettono anche di fare queste operazioni, quindi una volta scaricato il dato automaticamente verrà inviato in sede centrale come dato di contabilità. Marco, con delle variazioni rispetto ai prezzi precedenti o tutto resta uguale? No, diciamo che probabilmente ci saranno alcune variazioni per quanto riguarda il modem che verrà montato all'interno o il modulo Wi-Fi, ma si parla di pochi euro. 2 centesimi, via. Magari 3, dai. E allora, esaurito questo argomento, voi cos'altro presentate qui a Venditalia 2014? Qui a Venditalia presentiamo anche un nuovo sistema di telemetria. Già è da un po' di tempo che Comestero sta collaborando insieme a Reika con la distribuzione del sistema di telemetria per il mondo OCS. Questo sistema da oggi potrà essere installato anche nel vending tradizionale, quindi sulle macchine del caffè, degli snack che tutti hanno in circolazione. Andiamo a vederlo. Ma prima di passare al prodotto Reika, abbiamo preferito fare un salto in un altro angolo dello stand, dove c'è questa apparecchiatura, dove c'è scritto Wi-Fi, dove c'è una gettoniera, uno smile, insomma. Ci sono un po' di cose, io faccio finta di non sapere nulla, ma Marco, che cos'è questo? Allora, questo qua è il Workio Euroki Next, che è il sistema di pagamento al quale abbiamo attivato il modem Wi-Fi. In questo caso noi possiamo dimostrare, far vedere come con uno smartphone normale possiamo andare a scaricare i nostri dati di audit, quello che solitamente si fa, come dicevamo prima, con palmari, chiavi o tecnologie un po' datate. Dimostriamolo. Allora, tu hai in questo momento uno smartphone tra le mani. Cosa stai facendo? Adesso io ho semplicemente creato un indirizzo IP del dispositivo, in questo caso è il numero 1, vado semplicemente a selezionarlo, mi fa la connessione e mi ha già scaricato i dati di audit, me li ha salvati sul mio telefono e io, aprendoli, li posso andare a vedere. Attraverso un file di tipo? File EVA-DTS, che è il file standard che viene utilizzato per i dati audit, eccolo qua. Quindi è estremamente facile. Facile e rapido anche. Se vogliamo rivederlo come rapidità, se osserviamo il LED verde, nel momento che io faccio la chiamata, questo è lo scarico dei dati. Detto fatto. Detto fatto. Detto fatto. Immediato. E quindi attraverso il Wi-Fi si riescono a scaricare tutti i dati audit in pochissimi secondi. Questo è un beneficio che va naturalmente a migliorare il lavoro della gestione. Migliora il lavoro della gestione, ottimizza i tempi e permette anche di utilizzare quello che uno ha in mano quotidianamente, che è un telefono, un tablet.
Quindi ancora una volta non più il pesantissimo Psion, ma il telefonino, chiamiamolo così. Ho anche un 7 pollici, un tablet 7 pollici, un 10 pollici, qualsiasi. Tutto questo dà l'obbligatorietà di avere un'applicazione sul tablet? No, nessuna applicazione, perché è semplicemente un collegamento internet, quindi basta una rete wifi all'interno. Bene. E allora, esaurito questo argomento, passiamo all'angolo Reika, dove ora ci andremo a recare affinché tu ci possa svelare il segreto di questo sistema integrato di telemetria che abbatte i costi di gestione, incrementa il fatturato. Andiamoci allora. Andiamoci. Eccoci, stiamo arrivando. Ed eccoci come per magia ricomparire nell'angolo dedicato a Reika. Che cos'è Reika? Allora, Reika diciamo che è un sistema di telemetria che nasce per il mondo delle macchine OCS, quindi le macchine a capsule. Per il gestore è sempre stato difficile tenere sotto controllo tutta la sua movimentazione, controllare se le capsule che lui consegnava al cliente venivano utilizzate effettivamente in toto per il tipo di azienda. E allora gli presentiamo questa nuova funzione, che è molto semplice da installare, permette di mettere proprio in controllo remoto, quindi avere in real time i dati contabili e i dati di consumi delle proprie macchine OCS, che sono solitamente numeri abbastanza elevati. Riusciamo a riassumere in 300 secondi che cos'è Reika, se ha un'interfaccia hardware, in che modo funziona l'interfaccia software e così via, in termini veramente poco approfonditi ma molto semplici per farlo capire agli amici che ci vedono dall'altra parte. Allora, molto semplicemente c'è un modem che si collega alla macchina anche in maniera semplice, quattro fili, alimentazione fase neutro della pompa. La macchina a questo punto è connessa al dispositivo, dentro è già fornito di una SIM telefonica con un contratto già di abbonamento. A questo punto una SIM che naturalmente deve trasmettere dati, immagino. Trasmette dati, esatto. Abbiamo fatto una collaborazione con TIM in maniera da abbattere i costi il più possibile. A questo punto lui è in remoto, quindi dal proprio PC, dal proprio tablet si va a generare il nuovo cliente e da quel momento parte il controllo da remoto della macchina. E quella che vediamo alle nostre spalle è proprio l'interfaccia software, che è consultabile dalla rete, cioè collegandosi naturalmente al portale internet con, immagino, una doppia password iperprotetta. Sì, allora finora era legato a password, quindi era in cloud, era un dispositivo, tu ti connettevi, avevi la tua password. Da adesso probabilmente ci sarà la possibilità di avere il proprio software, quindi uno lo installerà sui suoi PC e da lì potrà fare tutti i lavori che vuole anche mentre è in giro in macchina col proprio telefonino. Quindi il gestore può anche come dire, evitare di immaginare che i suoi dati, ovvero i dati dei suoi clienti, vadano in cloud su un server altrui e dire: ma come? Vado a dare i miei dati a qualcun altro? No, in questo caso non è così. Assolutamente no. Assolutamente i dati rimangono riservati al cliente e nessuno potrà mai andare a interrogarli. E questa è una garanzia di sicurezza. Nel frattempo io mi sono accorto, guardo sott'occhio l'autoaggiornamento, cioè ogni 30 secondi mediamente il software si autoaggiorna. Perché? Si autoaggiorna perché le informazioni che arrivano tramite internet alle macchine magari non arrivano tutte contemporaneamente, allora ogni tot di secondi lui fa un aggiornamento di maschera, perché uno può vedere, come vediamo qua, giorno per giorno quante battute stanno facendo le sue macchine, via mese c'è anche la casella via anno, quindi sapere esattamente i consumi. Diventa un po' una malattia per il gestore, perché quando finalmente scopre quanti caffè fa al giorno, anche la moglie magari è contenta. Naturalmente. Beh, concludendo possiamo dire che questa videata va a garantire al gestore una serie di funzioni che lo informano di quelle che sono le notizie più importanti e necessarie da conoscere ora dopo ora, direi minuto dopo minuto. Minuto dopo minuto, proprio in real time, in tempo reale. Quando uno fa un caffè lui vede in tempo reale che c'è una consumazione che viene caricata all'interno della telemetria. Lì vediamo ad esempio il cliente, il nome del cliente, ci sta indicando per esempio il cliente 1 che è in sottoscorta, quindi sta finendo le consumazioni. Quindi da un alert, dice: attenzione, vai a proporre nuovamente le cialde o le capsule al cliente, perché sta per finirle, non metterlo nelle condizioni di comprarle da qualcun altro. O di rimanere il sabato e la domenica senza caffè. Perché altrimenti attraverso il software io posso andare a mettere un blocco. Esatto, poi alla fine la funzione di deconto la si può attivare.
E ancora? Ancora in caso, ad esempio, di macchina, vediamo se riesco. Allora, le campane, abbiamo tutti gli allarmi, quindi vuol dire che siamo in sottoscorta, o addirittura, vabbè, in questa schermata fortunatamente non ce ne sono, si può presentare un punto esclamativo che ci indica che ha finito le consumazioni, quindi l'allarme più grave, che ti porta a dire ok, vado a vedere se sta consumando altro caffè oppure questo cliente non lavora, e quindi mi permette di ottimizzare il giro, andare a ritirare la macchina eventualmente e di bloccare. Marco, questo sistema di fatto va a rivoluzionare quello che è il concetto di tutela per il gestore che vive proprio di forniture di materiale OCS, cialde, capsule e così via. Ma quanto costa? Molto, molto poco, molto meno di quanto si immagini? Per la qualità che è questo prodotto e l'importanza che ha questo prodotto per il gestore, costa molto poco. E allora, noi ci riserveremo nel frattempo di andare a intervistare. No, aggiungo anche che proprio da oggi è disponibile anche lo stesso sistema anche per le macchine vending tradizionali. Bene. E allora io stavo dicendo che approfitterò poi prossimamente di questo signore qui, inquadra, questo signore qui che si chiama Sasha Ciancarella, che ci andrà poi a dire con esattezza in che modo funziona Reca. Ciao Sasha, salutiamoci in diretta. Ciao, ciao. E poi prossimamente noi andremo a spiegarvi come funziona questo sistema, quanto è comodo, quanto poco costa e in che modo poi va a risolvere tutte quelle che sono le problematiche legate all'OCS, che per gli addetti ai lavori non sono poi così poche, ma vengono in questo caso tutte eliminate e con pochi centesimi al giorno. Marco, andiamo ora dall'altra parte e arriviamoci a piedi, scavalcando anche quasi la telecamera, per cercare di capire cos'altro state andando a presentare, chiedendo scusa naturalmente a tutte le persone che sono qui, per cercare di capire. Continuate pure a fare affari senza problemi, noi nel frattempo spieghiamo agli amici che sono dall'altra parte che cosa loro stanno presentando. Allora, qua invece andiamo a presentare il nuovo dispositivo di lettore di carta di credito. Come vediamo, Workee F POS è un nuovo sistema Workee che ha la possibilità di abbinare una testa di lettore, un vero e proprio POS, come quello che vediamo nelle bar, nelle pizzerie, nei ristoranti, per il pagamento con la carta di credito. In questa soluzione lo abbiamo presentato come caricatore per le chiavette classiche e regolari, ma può funzionare come un normale cashless sui distributori automatici. Quindi, di fatto, noi vediamo che qui addirittura ci sono delle ricevute cartacee. Perché? Perché per sicurezza al cliente conviene sempre dare un'informativa, uno scontrino di ricevuta della carta di credito che è stata utilizzata. Quindi lui avrà una ricevuta che sono stati scaricati 5 euro, 10 euro dalla sua carta di credito col codice della carta di credito dove è visibile, e poi che sono stati ricaricati dove? Sulla sua chiavetta del caffè dell'azienda o la chiavetta del lavaggio o della lavanderia. Marco, questa macchina è di fatto una workstation dove ci sono più funzioni, accetta le monete, le banconote, le carte di credito, può attraverso questa interfaccia trasferire poi il credito su una card o su una chiave. Beh, insomma, fa un sacco di cose. Sì, è proprio una multiricarica, uno ha tutti i modi possibili, tutti i contanti che conosciamo e non contanti che possono essere trasferiti su una chiavetta. Noi possiamo parlare anche di costi? No, al momento no, su questo non è possibile parlare di costi almeno. Però possiamo certamente dire che attraverso il sito www.comesserogroup.it possono andare a guardare tutte le caratteristiche e trovare tutti gli elementi per potervi contattare e chiedere maggiori informazioni. Esattamente, abbiamo tutto lo staff commerciale che è a disposizione vostra per tutte le informazioni del caso. Marco, guardiamo l'ultima novità di questa fiera, che è questo apparecchio che è qui. Cerchiamo di capire nuovamente se riusciamo ad avere qualche centimetro. Vediamo se riusciamo a capire. Vieni qui Marco, vieni qui. Ok, chiediamo nuovamente scusa. Cerchiamo di far capire ancora più persone
che cos'è questo apparecchio. È il tuo momento, vai Marco. Allora, qua vogliamo rappresentare quello che è un distributore automatico dove, come spiegavamo prima, c'è la possibilità non solo di ricaricare le chiavi tramite la carta di credito, ma un multiacquisto, quindi poter comprare con banconote, con carta di credito, con una chiave privata, con una gettoniera elettronica. E qui c'è la presentazione del nostro nuovo dispositivo. Questo WorldKey FPOS, che però tu mi dicevi poco fa, ha delle caratteristiche importanti. Quali sono i plus per il consumatore finale? Ma innanzitutto è un dispositivo che può essere installato nelle macchine in modalità executive o MDB, come uno preferisce, perché comunque è gestito dalla WorldKey. Non è necessariamente legato al nostro sistema chiave, ma può essere abbinato tramite il protocollo MDB, sempre altre periferiche anche di altre marche, e quindi si utilizza il discorso del POS. Ti permette, ti dà la possibilità quindi nei luoghi pubblici, in aeroporti, stazioni eccetera, di far acquistare il caffè a tutti, specialmente agli stranieri. Noi in Italia magari non siamo molto abituati a usare la carta di credito, magari lo straniero è più portato all'utilizzo e acquistare prodotti magari di valore più alto. E la possibilità comunque di avere una telemetria anche abbinata a questo dispositivo per il controllo delle transazioni effettuate sia con carte di credito che con carta privativa. Diciamo che certamente in Italia c'è una minore abitudine a utilizzare la carta di credito per le transazioni con i distributori automatici, perché le consumazioni hanno un costo piuttosto basso rispetto ai prezzi esteri. Marco, grazie, sei stato davvero esauriente. Noi cercheremo naturalmente di dare sempre più informazioni attraverso il nostro sito www.vendingnews.it, ma anche ricorrendo al loro sito, che è www.comessorogroup.it, nel quale ci sono tutte le informazioni legate ai prodotti di cui abbiamo parlato, i contatti per andare a entrare personalmente in contatto con voi, fax, numero telefonico, email e così via, e naturalmente l'opportunità di poter chiedere a loro un preventivo per quelli che sono i prodotti di cui abbiamo parlato. Marco, grazie, saluta pure gli amici di VendingTV.it. Grazie a tutti, alla prossima fiera. Noi ti auguriamo nel frattempo buon lavoro per le prossime ore, i prossimi giorni, in cui sarai impegnato certamente a spiegare nuovamente e continuamente quello che presentate. Noi nel frattempo ringraziamo lui, andiamo a prendere un bicchiere d'acqua meritatissimo e proseguiamo per andare a documentare tutte le altre novità di Venditalia 2014 presentate nei vari stand. Fabio Russo per VendingTV.it qui a Milano insieme a Marco Litrani. Ciao Marco! Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!